Siamo a Valenza con Angelo Giacobbe, direttore organizzativo della stagione del Teatro Sociale che andiamo a presentare stamattina. Che cosa dobbiamo attenderci in questa stagione, Angelo? Allora, è una nuova stagione con il titolo Apre, coniato dal direttore artistico Roberto Tarasco. 6 appuntamenti che dal 4 novembre, quando avremo ospiti graditissimi Roberto Mercadini e Guido Catalano, fino ai primi di marzo, quando chiuderemo con Fabio Troiano e il suo Oddio Bambino, faremo una cavalcata attraverso varie emozioni, suggestioni e incontri. Diversi appuntamenti, sempre con uno sguardo alla contemporaneità, uno sguardo ai nuovi linguaggi, per vivere insieme il Teatro di Valenza, che come sappiamo è un teatro storico con una straordinarietà intrinseca. Speriamo di essere all'altezza, insomma, del suo valore. 3 appuntamenti a novembre, 3 appuntamenti nel nuovo anno. Ci sarà un'incursione della danza contemporanea con Pochio Rocco, un interessantissimo e divertente spettacolo, e ancora avremo Stefano Massini con l'alfabeto delle emozioni per uno degli appuntamenti di maggiore richiamo, e ancora la giovane compagnia PEM, che è di fatto residente al Teatro di Valenza, con un Prometeo che ha recentemente debuttato al Teatro Olimpico. E poi successivamente ospiteremo Gli Innamorati, in una rivisitazione del gruppo di lavoro di Simona Barbera, regista attrice alessandrina. E insomma, un teatro ricco, molto ricco, un sociale che, della varietà, esatto. Un sociale che è un contenitore, sì, già sperimentato in altre occasioni. Esatto. Poi il teatro è tante cose, sono anche i corsi che abbiamo fatto partire proprio in questi giorni, saranno gli spettacoli per le famiglie che in questo primo autunno migreranno per un esperimento presso il centro culturale, diciamo una struttura comunale comunque con una grande suggestione anche in questo caso, e poi appunto mano a mano apriremo le porte del cinema, apriremo le porte di una struttura multifunzionale e tantissimo aperta alla città.